Siamo al 27° Salone Internazionale del Libro di Torino, Torino Lingotto Fiere, dall'8 al 12 maggio 2014. In Una particolare in sala auditorio, grande. molto molto affollata per il grandissimo successo di Fabio Volo. Dunque, poi la Noemi ricorderà gli altri, tutte le altre date di questo, appunto, questo salone che è sempre più gigantesco. Noi abbiamo scelto alcuni. Solo alcuni appuntamenti come giovedì 8 maggio, io adesso faccio l'8 maggio, poi tutti gli altri giorni appunto li dirà la Noemi, che sono i laboratori del Bookstock Village, no? Di appunto incontri che sono appuntamenti in programma all'Arena Bookstock, che erano inseriti nella sezione sala convegni, quelli in programma allo spazio book, sono inseriti nella sezione spazi incontri. E quindi noi, cioè la Noemi ha scelto tra tante cose che ha visto dai 4-8 anni, per esempio il DigiLab, Io sono un supereroe, un progetto editoriale per compiere missioni incredibili, attività con Fausto Montanari e Giovanni Vannini. Questo è uno degli appuntamenti. Poi per proseguire abbiamo per esempio il Veneto Regione Ospite, che era un appuntamento alle ore 18:30 allo stand Regione Veneto, Il mio Veneto ieri e oggi, storie, cambiamenti, prospettive raccontate dagli scrittori, incontro con Silvino Gonzato. Per ancora ricordare l'8 maggio, che cosa, l'infinità di appuntamenti, la tentazione e la meditazione, che è cibo e musica, sempre fedele come la mosca al miele. Questo era a cura del Salone del Libro e Associazione, e sono intervenuti Davide Cucco e Alice Enrici. Ok, e adesso la parola a Noemi. Buongiorno, quindi siamo qui con la nostra Noemi, di cui poi vi riveleremo anche il cognome e tutto quanto. È stata ovviamente al Salone Internazionale del Libro dall'8 al 12 maggio 2014, Torino Lingotto Fieri. Grande co tante cose da dire, ovviamente, e adesso sentiamo, incominciamo da un autore un po' particolare. Poi parleremo di Fabio Volo e poi vi diremo più o meno quel che è successo, non tutto, perché il programma era talmente enorme. Bene, prego, Noemi. Dunque, ho assistito alla presentazione dell'ultimo libro di Massimo Carlotto, grande giallista italiano, molto importante. Il suo ultimo libro per edizione O, Il mondo non mi deve nulla. Il mondo non mi deve nulla. Fa parte di una collana già conosciuta per i grandi lettori di Carlotto, il famoso alligatore che ritorna sulle scene dopo 2 anni di silenzio, pubblicando appunto con l'alligatore Il mondo non mi deve nulla. Carlotto è uno scrittore molto apprezzato in Italia, soprattutto anche all'estero. È nato a Padova nel 1956. E i suoi libri sono stati tradotti in molte lingue. Lui collabora con autori teatrali, scrive sceneggiature, collabora con quotidiani e riviste e con musicisti vari. In questa presentazione è stato supportato da Anna Bonaiuto, che ha letto parti di introduzioni del libro, e con un musicista in sottofondo per intervalli musicali. Ecco, esattamente, che noi adesso mandiamo la foto. Poi vuoi No, dirci un mamma. attimo in serie qualcosa, spazi, incontri, officine, editoria, qualcosa che ti ricordi? Allora, Regione Piemonte, Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, indicano il decimo concorso letterario nazionale di lingua madre per racconti di donne straniere in Italia. Molto interessante, è un concorso nazionale appunto ideato da Daniela Finocchi, che prende spunto dall'iniziativa sviluppata da Regione Piemonte e Salone Internazionale del Libro di Torino, tra cui il nome di si avvale di patrocini del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Pubblicità Progresso, Expo Milano 2015 e We Women for Expo. E il concorso è diretto a tutte le donne straniere che
che anche di seconda o di terza generazione residenti in Italia che utilizzando la nuova lingua d'arrivo, cioè l'italiano, vogliano approfondire il rapporto tra identità, radici e il mondo altro. Sì. L'indirizzo, visto che gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 dicembre a Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre, casella postale 427, via Alfieri 10-121 Torino Centro, l'indirizzo è questo, www.concorsolinguamadre.it. E quindi poi c'è Toscana Libri qualcosa? No, Toscana Libri.it è il portale della cultura toscana. Sono Fabio Volo. Con la presentazione del suo ultimo libro, La strada verso casa. Una presentazione molto divertente, un ragazzo di una simpatia estrema, coinvolge il pubblico con domande anche spiritose e grande professionalità sicuramente sul palco. Un giovane attore tutto tondo, non solo grande scrittore. Quindi proseguendo tra gli appuntamenti scelti invece della domenica 11 maggio, spazio e corner incontri, troviamo? Domenica lo spazio alle ore 16 in Sala Vorio, c'è stato un incontro molto interessante, soprattutto purtroppo di questi tempi molto attuale. Così, attuale. In Sala Vorio si presentava Non si uccide per amore, ma l'amore c'entra. La presentazione del libro di Strani amori, Amore e morte in corte d'assise di Vittorio Nessi, a cura di Robin Edizioni, e con l'autore sono intervenuti Giancarlo Caselli e ha condotto Gabriella Bardaro. La Gabriella Bardaro. Esatto. Quindi, niente, ci descrivi un po' com'era essere là, insomma, visto che io non posso più presenziare tra campagne politiche e cose di questo genere, appuntamenti in continuazione, siamo sempre quattro gatti, alle grondante, buongiorno a tutti, ormai ci conosciamo, meno male che una collaboratrice, donna, che non è poco, quindi cominciate a conoscere anche lei, e ci parla un attimo di queste giornate meravigliose qua presenziate. Ovviamente non abbiamo ripreso, perché troppa era la roba da riprendere, ne facevamo un film, e per ora i film non siamo ancora organizzati. È stato un salone veramente in continua evoluzione. Io ho già presenziato ad altri saloni in passato, ma questo è sempre, sembra una frase fatta, è il più bello di tutti, ma effettivamente è stato arricchito, una presenza incredibile di editori, autori in sala, sempre in continuazione. Un movimento costante per tutta la durata, dal mattino alla sera, di eventi diversificati, quindi naturalmente tutto è sempre molto così, sempre molto ben organizzato, molto organizzatissimo, ben in vista e ben organizzato, il titolo adatto. Il lettore è impossibilitato alla noia. Chi entra, chi varca anche solo per la prima volta il Salone del Libro di Torino viene catturato. Ecco, anche per i bambini c'erano i soliti spazi meravigliosi. Sì, io addirittura credo, addirittura ancora ampliati dai miei ricordi, con laboratori a tema per i minori, addirittura di fasce d'età distinte. E quindi veramente molto molto interessante. Quest'anno io ho visto begli spazi anche naturalmente sulla cucina. La cucina, varie cucine, vegana, vegetariana, chef che cucinavano al momento, lezioni di cucina, Hai mangiato qualcosa? Hai assaggiato qualcosa? Purtroppo no. Vegano, niente. Purtroppo no, solo in grande velocità, ma ho visto spazi espositivi molto raffinati. Regione Veneto, e poi ancora Lavoiello, con una grande scatola di paste. All'interno c'erano due chef che stavano cucinando sul momento, naturalmente pasta meravigliosa, ma ahimè code interminabili per l'assaggio.
grandi produttori di cioccolateria piemontese di Torino, quindi Torino giocava in casa. E veramente questo momento della cucina ha spaziato tantissimo nel salone, e questa grandissima cupola dedicata all'esposizione della Santa Sede, con questa cupola gigantesca che troneggiava, ecco. E quindi niente, io adesso ancora mi è venuto sott'occhio, sotto mano ancora questa Margherita, vabbè, ne parliamo, dai, Margherita Mazzantini, sì. Anche se non è il massimo, cioè per non voglio dire, non, magari non piace a tutti, no. Perché è una donna un po', insomma, così, è una scrittrice che piace o non piace, non ha una via di mezzo, no. Romanzo, Splendore, Mondadori, www.libro mondadori.it, e poi l'autore. Esatto, no, perché vorrei finire poi ancora, quindi pensa magari cosa vuoi dire di Fabio Volo, perché Fabio Volo è Fabio Volo, anche il nome di nome di fatto. E quindi viaggi esclusivi con l'archeologo, questa è una cosa bellissima che mi è venuta anche in mano questa, perché mi ha portato un'infinità di cartellini, cartelli, insomma, cose, no? E devo dire, con i protagonisti della ricerca, la scoperta di itinerari unici al mondo. E poi anche, sì, ha anche da dire cose di Jo Mark, catalogo 2014, un'altra brochure che mi è venuta in, che mi ha dato in mano la Noemi in questo momento, la storia di una bottega nord e sud, che io lascio la parola a te, che magari ne sai qualcosa di più, prego. Mi ha colpito sur il catalogo 2014 di questa interessante casa editrice, ma ho scelto un libro già dal titolo che acchiappa, Il vento distante, di José Emilio Pacheco. E sono 14 racconti sempre agitati dal vento. José Emilio Pacheco è stato un poeta, saggista, narratore molto importante, saggista, narratore messicano, tra i più noti e amati, e ahimè scomparso nel 2014, quindi è Il vento distante. Poi interessante è stato vedere questo Vegano alla mano, di Overture Edizioni, le ricette di Povero Vegano, divertente, presentazione con gli autori, e ci sono stati lì presenti Arianna Mereo e Vieri Piccini. Vabbè, facciamo vedere un attimo magari, ecco, guarda che carino, simpatico, sì, perfetto, va bene, okay. Proseguiamo. La Santa Sede, che è stato ospite d'onore in fondo a questo padiglione, molto d'impatto scenografico, per la ricostruzione della cupola di San Pietro, completamente ricostruita con cartaceo e libri, quindi molto imponente la presentazione scenica.